presento l'associazione di Italia Alta Terra di Lavoro, siamo un'associazione che si occupa di ripristino di vita storiche, tradizionali e soprattutto anche di cultura quasi dimenticata della nostra terra di Alta Terra di Lavoro e territoriale. Quest'estate noi abbiamo trovato per puro caso questo spettacolo sia a Lungomesi di Sessa che a San Lorenzello, in cui si parlerà di brigantaggio ma in termini diversi. Noi come associazione da 4 anni abbiamo fatto più di 100 convegni, però la prima volta che nella provincia di Frosinone sperimentiamo questo tipo di spettacolo dove si parlerà di brigantaggio tra la musica e la storia in monologhi. I monologhi verranno fatti in terra la Polina. La Polina cosa vuol dire? Una terra di lavoro, gli abitanti della terra di lavoro che era la provincia più antica d'Europa, anche la più ricca dell'antica d'Italia, dell'isola d'Italia, venivano chiamati la Polina. Automaticamente la lingua che si parlava a parlare era la lingua latolina, che rientra nel cerchio delle lingue napoletane, che per l'Accademia della Crusca sono, insieme al siciliano, al greco antico e al latino, lingue madri che hanno preceduto l'italiano. Quando abbiamo sperimentato questo spettacolo, ho voluto, come presidente dell'associazione, insieme all'associazione Lombro di Orta, volerlo fare la Crusca di Frosinone. Che cosa è successo? È successo che dovevamo scegliere il posto. La prima cosa che mi è venuta in mente Rocca d'Arce, il teatro Federico II. Perché Rocca d'Arce? Innanzitutto Rocca d'Arce ha una storia così importante sia per l'Europa, per la penisola italica, per la terra di lavoro e per il di Napoli, così grande, così importante che non potevamo non dire qua. Dedicata a Federico II che qui ha creato l'avamposto più importante del regno di Napoli, praticamente era la porta d'ingresso del regno ed era anche un luogo dove tutti, dove gli appostamenti, dove venivano, c'era diciamo la prima difesa dell'ingresso del regno. E qui Federico II ha costruito il primo borgo medievale che poi tutta l'Europa ha conosciuto. Quindi il Medioevo a livello urbanistico e architettonico nasce a Rocca d'Arce e per l'onore bella strada da Gali e viene esportato in tutta Europa da Federico II. Quindi dovevo soltanto farlo solo venire qui. Poi qui riposa anche Eugenio Maria Bernacer, che è stato uno di forse la persona più importante che ha recuperato il valore della terra di lavoro, e quindi lui ha deciso di venire qui a riposare quando è andata in miglior vita, e quindi per noi che siamo legati alla terra di lavoro e di Napoli, venire qui ha un triplice significato. Chiamato il signor Mandarello, normalmente era sindaco, immediatamente ci ha accolto. Mi ha sorpreso con la sua gentilezza e disponibilità, che normalmente non vedo nelle istituzioni. Invece lui con una tranquillità enorme ci ha messo a disposizione il teatro, la sua presenza e quella amministrazione comunale, quindi noi ci siamo qui a fare questo tipo di spettacolo. Noi ci siamo conosciuti nel Palazzo Ducale di Latina, in un altro spettacolo che lo hai ben in poche parole utilizzato. Centinaia, diversi secoli, e quindi è chiaro che tutto ruota intorno a Federico II che ha sostato qui a Rocca d'Arce e da qui ha emanato i suoi editti all'epoca. Noi abbiamo ripreso questo filone, non a caso abbiamo voluto intitolare questo teatro, che è una perla non solo del comune di Rocca d'Arce ma anche dei paesi limitrofi, proprio a Federico II imperatore. Si parlerà questa sera, hai accennato al brigantaggio, anche qui c'è una fase storica, devo dire, e molti avranno attraverso le pagine di qualche nostro testo locale, sia dell'avvocato Moratini, ma anche del professor Di Moriconi, insomma hanno sicuramente si sono imbattuti nella storia del brigantaggio, quindi tra il dialogo e tutte queste cose, che sicuramente se ne parlerà questa sera. Per noi è importante, innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi perché questo comune, Claudio, da questa fase natalizia ha fatto un sacco di eventi e ancora ne abbiamo da farne nei prossimi giorni. Devo dire la partecipazione è sempre numerosa nelle tante manifestazioni. Perché stiamo lavorando, abbiamo non l'ambizione, ma il voglio,
ci lavoriamo piano piano, ci sviluppi verranno, ci vediamo insieme. Grazie. Siete tutti meriterebbero una menzione per la vostra presenza, perché siete stati veramente oggi, soprattutto siete personalità importanti anche per il territorio. Però sicuramente non vi offenderete se l'unico saluto lo faccio a Carlo Faiello, che è venuto da Napoli, dalla mia capitale, che rimane sempre la mia capitale. Sull'identità e sul recupero di tradizione sta basando tutta la sua attività, sia come compositore che come artista. Allora, io prima di iniziare a spettacolo, tre omaggi importanti. Allora, io ho regalato molti sindaci che vanno nei comuni, i tipi dicono sì, ma non la mettono mai a lungo. Spero di voi. Tre mappe molto, molto importanti. Questa è una mappa della terra di lavoro del XIII secolo, quindi dei tempi di San Tommaso. Molto molto particolare, è stata fatta del puro caso. Questa qui invece è un'altra mappa della terra di lavoro, molto più capace. La mappa di lavoro iniziava a sola su di Mannova. Questa qui è un inedito, non lo dico, l'ho fatto del puro caso, ed è una mappa della terra di lavoro a cavallo tra il 1600 e il 1700, quindi molto molto particolare. Ed è un inedito che non ha nessuno, perché ha trovato per puro caso una parrocchia originale. Per convincere il parroco a farlo Natale, per farlo proprio, ce n'è molto. Quindi questo è. E l'ultima è una chicca che tempo fa me la regalò l'avvocato Ferdinando, la Latina, e io comunque trovavo la consegna, forse l'avete già. Questa è l'ultima mappa della terra di lavoro del 1850, l'ultimo censimento. Sotto il regno dell'ultimo, la fase finale del regno di Sicilia, in Borgogna, dove ci sta, c'è tutto l'abitante, il proprio censimento sia della parte laica che sia della parte ecclesiastica per il risultato. Questo riporta diciamo, questo tipo di immagine a tutti e spero di poterlo vedere appeso in qualcuno delle vostre domande. Quindi io ringrazio. Sì, voglio solo spiegare per me, prima voglio dirvi solo questo. Ci sono degli artisti che sono per la prima volta si esibiranno, ci sono altri che sono dei musicisti professionisti, da tempo fanno questo mestiere. E cosa molto importante, oggi gratuitamente vengono qui a fare questa operazione, questa manifestazione. Noi in maniera molto umile e tranquilla abbiamo cercato di recuperare le spese sostenute, abbiamo lasciato un salotto a fianco ai cioccolatini dell'azienda Papa, che gentilmente Papa Silvano e la sua gentile consorte Gianna sono venuti qui a vedere lo spettacolo, e quindi alla fine, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, lasciate un obolo, a noi ci farebbe molto, molto piacere. Vi spiego brevemente lo spettacolo, perché lo spettacolo sarà, non avrà interruzioni, sarà una linea continua. Noi come associazione nacque anni fa, perché ci siamo resi conto che l'illuminismo e il razionalismo è fallito miseramente, nonostante nel terzo millennio ci siamo resi conto che ha vinto, e ha vinto in che modo? Portando le nostre menti in un labirinto, senza via d'uscita, e portando pure al decadimento dell'umano, che è inversamente proporzionale al progresso tecnologico e scientifico. Noi in maniera molto, molto sobria, e anche con presunzione e arroganza, per alcuni, cerchiamo di poterci rivalere sulla metamorfosi di Ovidio. Cosa disse? Disse Ovidio che praticamente si può spiegare, si spiega l'umano e la realtà del presente attraverso il mito. Il mito, questa è terra dei miti, quindi qui inizia il regno di Napoli, che era andata dalla Magna Grecia, quindi dove nasce prima il mito e poi la storia. E noi parliamo questa sera di vicende brigantesche che non erano briganti normali, erano insorgenti, questo è molto importante, perché c'è stata una mistificazione del fenomeno abbastanza e continua. Lotta di classe, che non serve assolutamente a nulla. Questi erano insorgenti che erano cattolicissimi e loro difendevano il re, la religione cattolica e la propria terra. Poi dopo, nel 1870, cambia tutto e diventa una lotta di classe. Parliamo di miti autentici che non avete studiato sopra i libri di Omero o di Virgilio, sono vissuti realmente. Per come hanno vissuto sono diventati degli eroi, per come sono morti sono dei miti. Quindi noi parliamo di prima il fra diavolo, Michele Arcangelo Persa alias fra diavolo,
che è stato un idolo straordinario. Perché straordinario? Perché lui ha vissuto in maniera incredibile, è omaggiato ed esaltato dai suoi avversari, e a 35 anni, nel 1806, invece di accettare l'offerta dell'esercito francese di passare un grado di colonnello all'esercito di Giacobino, decise di morire, nonostante avesse una cinquantina, due mogli e figli soffiati, perché lui aveva detto già un solo Dio, un solo popolo, un solo re. Poi parleremo, sono tutti briganti della terra di lavoro, poi parleremo di Carmine, di Cosimo Giordano, che per come la fase finale della sua vicenda non è che è stato estremamente limpido, però in questo monologo ci sarà, si parlerà di Ferdinando II di Borbone, forse la storia prima o poi gli darà il giusto medio, perché è stato un personaggio eccezionale, un mito per come è amministrato.